Ehi ragazzi e ragazze, come va? Se vi siete persi il DevStream 104 è probabile che sappiate di già che non è esattamente andato a buon fine. In pratica, una volta raggiunta la metà del DevStream è scattato l'allarme antincendio e lo staff ha dato prova di una maleducazione, direi. Nel senso che non sono stati educati e che si sono comportati nell'unico modo in cui non dovevano comportarsi. Io direi di toglierci il dente e di vedere subito il pezzo sottotitolato, così poi passiamo alle poche ma sfiziose novità. Yeah. Cool. Is that a fire alarm? Oh, fire alarm. We got the fire alarm. You know what that means? What? Platinum. Platinum. It's a platinum alarm. That's a platinum press. Yep. Oh my god. There's actually a fire alarm happening right now. There's literally a fire alarm happening. We gotta go, guys. Hold on. Should we just bear it for the community? We will risk our lives. Hey, do you guys smell that? Actually, maybe that's why the lights keep flickering. No, is it the lights that started the fire? Oh, that's just... Did you smell that? Yeah, I've been smelling it a lot, actually. Can Chad hear that? Oh my god, they can hear that for sure. Yeah. Warframe's too hot, that's the problem. Oh my god. Is that the light from our lighting system here? No. It's not causing a fire. No. Overdrive, man, you've won 1,000 platinum messages. Steve's actually leaving. He's gonna go check. Are you gonna go check? I'm gonna go look. Gonna put out the fire. Gonna pee on it. Actually, that's what we do. So Overdrive Man, you want 1,000 platinum misses our Twitch page. We're gonna work through this fire alarm. This is crazy. What? No, it's with him. Hey, what's that over there? Okay, I'm in the... Hey guys, I'll show you. I'm in the office. No, turn it off. He might be going to the bathroom. Yep. Should we stay for the community? We're gonna risk it. There's an emergency exit right over there. So yeah, there is actually. It actually says when the alarm sounds, run out this door. It does. So it's not big enough. Oh my god. Can you guys even hear me though, or is the alarm no, so? It's just in the background. It's in the background. Okay, someone will come wave us out. I'm sure Steve will come back for us. I'm sure he, I'm sure he will. Unless this is his chance to get a new cast. It could be. Yeah. It's like finally a free. Yeah, there's just flames and smoke start coming up behind us. Jeez Louise. Yeah, there's a little bit of a rumbling too. Do you feel the little rumble? No. Okay, I don't either. It's fine. That's your lunch. Okay, show us the augments. That's my lunch. Yeah, you got a little rumbling? Oh, no. Okay. Okay. That's a good laugh. So the Nias augment. Right. So it's all placeholder text. So Do we have to leave? Steve? People are just kind of sitting at their desks, like, they don't know what to do. We don't know what to do when there's a fire alarm. That's how deep. People are not reacting to the fire alarm. Oh, right, this is my job. Should we stay, man? Okay. Done. Got it. Yeah, it's fine. Is Octavia? And? We're getting an announcement. Read this part right here. Attention. This is like a tutorial. Okay, so let's go check this out. The reading's hard. Let's hear what they say. What the hell is going on? Attention, building staff are investigating the cause of alarm. Please remain calm. We are. Attention, building staff, we are investigating the cause of alarm. Please remain calm. Oh, and here comes the alarm again. It sounds like she was being held. Like, he's like, read this. I'm serious. What the die hard. Hell is going on? I don't think we can. It's a die hard situation. Yeah. Okay, folks. Okay. Ember. I got stuff. We got. Actually, I'm wearing like a really cool. Bring it on. Where's the emergency? We don't know what's happened. Oh, nope. Sorry, guys. Really sorry. Now read this. Okay. I know. If I hear someone say read this, I'm going to freak out. What the fuck? All right, we're good. I swear. Ah. All right, let's show an augment. Okay, this augment is for larva. Objectively speaking, it can be used in capture and exterminate mission system in air. Okay, can we do that? Oh my god. It's been like months since you guys have had augments, so we're just gonna go. Trying to do this. Okay. All right, straight face. This augment is. It's actually good ambience for the. Yeah. This is how awesome they are. So what this does, you can actually detonate your larva to do AoE damage and guarantee procs. So this is if you know you're not in an endless mission type with high density of enemies. It's just you, an exterminate mission, and you want to kill rather than build up your stacks. So it is gameplay changing in that capacity. But. Is there actually a fire truck? No, I'm saying like we used to have fire trucks and now they're just putting it right in the room. Yeah. Oh yeah.
There you go. So we'll spawn some enemies, just to, and bear with me, I'm just gonna do a whole bunch here. I'm just gonna do a little check here. What's happening? Oh, here we go. I'm sure the staff are just like, what is going on right now? Anyone at DE watching might have found out about this alarm through the stream. Whoa. What? Everyone leave the studio immediately. We have been advised it is, do not leave the studio. We've been advised it's a false alarm. So we're fine. False alarm. Yep. False alarm. Difference a word makes. Oh, wait. We have not been advised it's a false alarm. We have not been advised as a, wait, so yeah. We're supposed to leave? Wait. We're fine. Reading apparently is hard. Read this. Well, should we go? Heidi says to leave? Yeah, we gotta leave. Yeah. We're on pause. We're gonna leave. Leave our mics on. We'll just go outside. We have to go. Apparently, this could be real. Yeah. Therefore, either someone knows where we work and decided they didn't like this dev stream and pulled it. I never finished my change list with the 2,000 files. We have to go? Wow. Okay, Megan actually came here. Go watch a partner. They have the Twitch drops too. We might be back. We're digging. Yep. Okay. Oh, we're dinging. All right, thanks, everyone. Leave? Thanks, guys. We'll be back. We'll figure it out. Hopefully, we'll be back. Okay, new studio. Watch a partner. The Twitch drops is live for every Warframe partner. Okay. Ed ecco il fatto. Non lasciatevi sviare dalle battute, però. Questo è un comportamento irresponsabile. E anche tutti loro sono stati sgridati ad allarme rientrato, come anche hanno ammesso su Twitter. Se suona l'allarme antincendio, uscite subito, non fate come in Digital Extreme. Ma bando alle quisquiglie. Finalmente i dev sono tornati dalle meritatissime vacanze natalizie e ci hanno dato le prime informazioni su quanto rimasto in sospeso a fine anno, a cominciare dal Damage 2.5 e da Cora. Innanzitutto, visto l'incredibile ammontare di feedback negativo ricevuto dal Dev Workshop, di cui vi ho raccontato nel filmato precedente a questo, hanno deciso di scartare tutto e di ripensare completamente il sistema, perciò quel posto ormai non è più valido, ignoratelo e basta. Sembra che la linea di pensiero del «la morte è lo status migliore in cui vogliamo che siano i nemici» abbia prevalso su delle idee più interessanti per manipolarli. Io credo che questa sia una grossa occasione mancata, ma non voglio comunque perdere la speranza. Presto probabilmente ci saranno nuove notizie sul sistema dei danni e spero che lo staff non voglia buttare completamente le idee già presentate. Sono parzialmente d'accordo comunque sulle obiezioni alzate verso Puncture, perciò sono curioso di vedere cosa vorranno farne. In ogni caso, questo cambio di programma ha delle prevedibili ripercussioni anche su Cora, che sembrava quasi pronta per essere rilasciata prima di Natale e che invece ora ritorna sotto i ferri. In pratica verrà slegata dal lancio del Damage 2.5 e le sue abilità verranno leggermente modificate per renderle indipendenti dal nuovo sistema di danno e fare in modo di rilasciarle il prima possibile. Spero davvero che questo frame non soffra troppo per questo contrattempo, perché ora come ora non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Restando sempre in tema di Warframe, è in arrivo la skin deluxe per, come hanno detto loro, un frame che inizia per M e finisce per Mesa. Ovvero Mesa. La skin, come potete notare, non è ancora finita. La parte inferiore è praticamente solo sbozzata e i colori non sono quelli definitivi. Ma si possono già notare diversi particolari interessanti, come quella fascia sbarazzina che attraversa il torace e l'elmo che è davvero particolare e ricorda un po' i cappelli che nell'immaginario collettivo avevano i moschettieri reali francesi all'epoca di Luigi XIV, ma che probabilmente erano molto più semplici e tondi. Mancano ancora le regulator pistol, che spero vorranno aggiungere nella stessa posizione che hanno ora, e questa skin inoltre dovrebbe uscire insieme ad una skin alternativa per delle armi, probabilmente le pistole, visto che parliamo dello sceriffo Mesa. Oltre a questo, sono riusciti a parlare anche del Tenno Gen, che come saprete questa volta è molto più grande delle volte precedenti, visto che sono stati approvati più di 30 progetti. Vista la grande quantità di roba, verrà rilasciato in tre scaglioni, il primo dei quali sarà qui a gennaio, ma ancora non sappiamo una data precisa. Comunque ci siamo quasi. Così il mio odio profondo per la nuova skin di Octavia potrà finalmente prendere concretezza. Maledizione quanto odio quella skin. Passando alle novità più ciccione, per mancanza di altri termini più adeguati, c'è un'altra novità in arrivo nella piana di Eidolon, ovvero la possibilità di rubare un Dargin, montarci sopra e usarlo per spostarsi in aria, attaccare altri velivoli vari e anche le truppe di terra.
è ancora molto work in progress, soprattutto per quanto riguarda le manovre, ma è già interessante da vedere, sembra abbastanza divertente. Potremmo trovarli già a terra e rubarli uccidendo il pilota prima che possa imbarcarsi, come abbiamo visto all'inizio del filmato, oppure potremmo uccidere il pilota mentre sono in volo, ovviamente utilizzando manovre ninja perché non sarà facilissimo colpire il pilota. In questo caso il Dargin fluttuerà fino a terra dove si poserà gentilmente e noi potremo salire a bordo. Comunque, ora le manovre non sono facili, secondo me dovranno tweakare bene il voltare a destra e a sinistra, però sembra divertentissimo. Ma le notizie sulle zone open world non sono finite qui. Il team ha menzionato anche la nuova zona che è già in lavorazione da qualche tempo. Si tratta di una zona molto più ampia delle piane di Eidolon ed è costruita, secondo loro, in maniera da farci sentire perduti al suo interno e a costringerci ad usare veramente la mappa, cosa che Plains of Eidolon ovviamente non fa, perché dopo un po' sai benissimo dove ti trovi, ovunque sei. Steve diceva che nell'ultimo playtest in cui l'ha provata stava camminando lungo il bordo esterno e ad un certo punto si è trovato a domandarsi dove diavolo era finito. Insomma, lo scopo finale sarà quello di darci l'idea di vastità per davvero, anche grazie a quello che hanno imparato con Plains of Eidolon, oltre ai contatti che hanno avuto con altre software house. Avevano menzionato per esempio CD Projekt, ovvero i creatori di The Witcher, che gli avranno dato consigli presi da The Witcher 3 e da altri ancora. Speriamo bene. Hanno poi mostrato qualche nuova animazione delle katane a due mani, che un mio amico appassionato di Kobudo mi ha detto dovrebbero essere chiamate Odachi o Nodachi, per essere più precisi. Comunque, tecnicismi a parte, l'animazione della combo è davvero interessante, specialmente perché sembra che preveda di atterrare il nemico e di trafiggerlo una volta a terra, cosa che probabilmente infliggerà danno finisher. L'altra animazione, invece, che si vede in questo pezzettino, potrebbe essere l'attacco stealth, che è molto carino anche quello. Tra le altre cose, hanno mostrato alcuni risultati del questionario sulla piana di Eidolon dello scorso anno. Risultati non interessantissimi a mio avviso, se fossi stato in loro avrei aspettato che l'entusiasmo iniziale per l'aggiornamento si calmasse un po' prima di far uscire queste domande. Ma tra le cose interessanti c'è il risultato sulla domanda da quanto stai giocando a Warframe, in cui quasi il 55% degli utenti ha risposto da 2 anni o più. Questo significa che a questo questionario hanno risposto più della metà di veterani, ed è una prospettiva interessante. Il grosso purtroppo è tutto qui. Galeotto fu l'allarme, ovviamente. Le cose menzionate di sfuggita sono i nuovi augment che stavano per mostrare e che riguarderanno Titania, Harrow, Nidus e Equinox. Hanno parlato del sistema della moralità e della mancanza di ulteriori contenuti che lo sfruttino da quando è stato introdotto nel gioco. In pratica sono stati distratti da altre cose e non è stato implementato quanto avrebbero voluto, ma per come è fatto ora i piani per utilizzarlo maggiormente dovrebbero andare verso un approccio simile a che cosa faresti tu se ti trovassi in quella situazione, ovvero scelte veloci che hanno una conseguenza immediata. E non ne vedremo un grande utilizzo nella prossima Cinematic Quest, ma più in là, probabilmente con qualcosa che avrà a che fare con l'uomo oltre il muro scoperto da Rel in Chains of Arrow. La skin deluxe di Zephyr è un progetto personale di un dipendente della Digital Extreme e sta progredendo lentamente, perciò non abbiate fretta di vederla, ecco. In poche parole, sottinteso era quello. Ma c'è un nuovo elmo alternativo per Equinox in arrivo. E almeno quello arriverà a breve per davvero. E questo è davvero tutto. Rebecca ha detto che il prossimo dev stream potrebbe arrivare un pochino prima del previsto per compensare questa edizione sciagurata, anzi direi che sciagurata è dire poco. Nel caso noi ci saremo. Alla prossima!